Il comparto turistico è in agitazione in una giornata di proteste a Napoli. Alla stazione marittima la manifestazione dei bus e del noleggio auto con conducente, davanti alla sede della regione la mobilitazione delle guide turistiche che chiedono attenzione e misure concrete vista la gravissima crisi provocata dalla pandemia. Siamo qui a mostrare il nostro volto e far sentire la nostra voce. Noi non siamo degli invisibili, non vogliamo essere invisibili, vogliamo uscire fuori da questo cortocircuito burocratico che in un rimbalzo tra governo e regione ci vede completamente ignorati. Quindi a noi serve un supporto, servono regole certe, serve la possibilità di poter far ripartire questo settore. Il turismo è una cosa seria. A riaprire i beni culturali, riaprire i musei è sicuramente un segnale auspicabile, ci lascia un bel sorriso, ma non è indice di ripartenza di questo mercato. Il turismo necessita di certezza, di date, di operatori, di professionisti come noi. I problemi sono ovviamente sono delle regole a cui dobbiamo sottostare per fattori prioritari quali la salute, quindi noi non possiamo ribellarci a ciò. Però possiamo chiedere invece degli aiuti, possiamo chiedere una tassazione più blanda per almeno un anno, possiamo chiedere degli aiuti di Stato, possiamo chiedere diverse cose che ci arrivino a dare un pochino d'aria in una stagione che sarà tremenda per noi. Con la mobilità internazionale soprattutto sospesa, per noi il lavoro non riprenderà prima probabilmente dell'inizio della prossima stagione, dell'inizio con un vaccino. Quindi noi ci troviamo con buona probabilità ad affrontare 15-16 mesi a reddito zero.